La commissione d'indagine istituita dalla prefettura consegnerà oggi la relazione su presunte infiltrazioni mafiose che potrebbero portare allo scioglimento del Consiglio Comunale di Ostuni. Proprio oggi nella Città Bianca è festa patronale. Antenna Sud aveva sollevato qualche giorno fa il problema delle condizioni in cui vivono gli immigrati ospiti del dormitorio di Brindisi. Oggi arriva la risposta del sindaco Riccardo Rossi. Ospite speciale per la seconda serata del Barocco Festival con la presenza a Brindisi di Vittorio Sgarbi. Ed è ancora ben trovati, come avete ascoltato dai nostri titoli, la commissione d'indagine istituita dalla prefettura consegnerà oggi la relazione su presunte infiltrazioni mafiose che potrebbero portare allo scioglimento del Consiglio Comunale di Ostuni. Proprio oggi nella Città Bianca è festa patronale. La banda musicale, come da tradizione, allieta cittadini e turisti, suonando nella piazza principale davanti al municipio di Ostuni. Il 26 agosto è Santo Ronzo, patrono amatissimo, e la Città Bianca si veste a festa. Ma proprio oggi, nel giorno più atteso dell'anno, si scrive il destino dell'amministrazione che rappresenta questa città e sulla quale incombe, per la prima volta nella sua storia, il rischio di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Scadono il 26 agosto i 6 mesi entro i quali la commissione d'indagine, nominata dal prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni, deve consegnare la relazione finale dopo l'acquisizione di documenti e audizioni andate avanti per tutto l'inverno. Sulla base di quel rapporto che il prefetto inoltrerà al Ministero dell'Interno, si deciderà se esistono o meno i presupposti per sciogliere per legami con la criminalità organizzata le assise comunali e nominare un pool di commissari prefettizi. L'ipotesi di rapporti d'affari tra amministratori pubblici ostunesi e malavita è nata dal bando pubblico per la gestione di un parcheggio estivo nei pressi di Masseria Santa Lucia, poco lontano da Costa Merlata. Un bando che prevedeva un costo di gestione di 500 euro a fronte di un guadagno reale di almeno 60.000 euro. Rimanere entro la soglia dei 500 euro consentiva però al comune di Ostuni di non chiedere la certificazione antimafia alle ditte partecipanti. E la questione sarebbe probabilmente rimasta sotto silenzio se nel dicembre 2020 la prefettura di Lecce non avesse disposto un'interdittiva antimafia nei confronti di una società che gestiva parcheggi sulla costa, tra cui proprio quello di Santa Lucia, la PKT di Campi Salentina, il cui amministratore unico all'epoca dei fatti era l'imprenditore ostunese Giovanni Taliente, già noto alle forze dell'ordine, che aveva ottenuto l'appalto per la somma ritenuta irrisoria di 500 euro. Il collegamento individuato con l'amministrazione ostunese sarebbe il consigliere comunale Francesco Beato, eletto nelle liste di Ostuni Futura e citato nella stessa interdittiva antimafia. Beato, che ha smentito qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, il 21 aprile scorso si è dimesso dal consiglio, ma ovviamente la commissione d'inchiesta ha continuato a lavorare. Per una vicenda quasi identica, la gestione dei parcheggi dell'Oasi di Torre Guaceto, l'11 marzo scorso era stato sciolto per infiltrazioni mafiose il consiglio comunale di Carovigno. Entro la fine di settembre si saprà se Ostuni seguirà la stessa sorte. La possibile smobilitazione o ridimensionamento di Enel nella centrale di Cerano di Brindisi preoccupa, oltre ai lavoratori, anche la politica e i sindacati. Rappresentanti della politica del territorio, i sindacati, i lavoratori attendono un chiarimento rispetto al futuro della centrale Enel di Cerano a Brindisi, che ora sembra davvero essere in bilico. Enel ha presentato un progetto di trasformazione della centrale di Cerano che comporta già di per sé riduzioni di investimenti rispetto ovviamente a quelli esistenti, con la possibilità che ci siano altri investimenti in altri settori sempre di Enel, come quello della logistica. Essendo Enel una società sì quotata in borsa ma con una importante partecipazione dello Stato italiano, è necessario che Enel chiarisca pubblicamente, io l'ho chiesto che sia pubblico il chiarimento sul futuro degli investimenti e sulla presenza di Enel sul territorio brindisino. Ho chiesto altresì al presidente della regione Emiliano e al sindaco di Brindisi Rossi
di sposare questo mio appello. Le preoccupazioni nascono dal fatto che la riconversione della centrale di Cerano da carbone a turbogas avrebbe un solo gruppo ed è stato il Ministero per la Transizione Energetica a modificare il progetto originario di Enel, che inizialmente prevedeva invece una centrale con due gruppi a gas per un totale di 1600 megawatt. E ora cosa succederà? Cosa potrebbe accadere sul fronte occupazionale se Enel decidesse di smobilitare? Il processo di decarbonizzazione non devono pagarlo i lavoratori. Qui abbiamo degli indicatori che sono terribili, tra diretti e indiretti sono 1200 persone che ci lavorano, e quindi noi ci aspettiamo nei prossimi giorni che il governo dica la sua, e sicuramente come organizzazione sindacale noi non faremo mancare il nostro intervento. Ed Antenna Sud aveva sollevato qualche giorno fa il problema delle condizioni in cui vivono gli immigrati ospiti del dormitorio di Brindisi. Oggi arriva la risposta del sindaco Riccardo Rossi. La situazione del dormitorio di Brindisi è ormai oltre ogni limite tollerabile, con gli immigrati accampati anche all'esterno della struttura, un problema che Antenna Sud ha sollevato alcuni giorni fa e per il quale il sindaco Riccardo Rossi spiega in che modo il comune sta adottando le contromisure. Abbiamo due progetti, il primo Supreme, finanziato dal governo italiano e anche dalla regione Puglia per il tramite, col quale verrà fatto un processo di integrazione. Abbiamo effettuato un bando, sono state selezionate delle organizzazioni del terzo settore che avranno il compito di effettuare un processo di integrazione che al fine, da un punto di vista pratico, porterà ad avere le persone fuori dal dormitorio. Dopodiché si innesta un secondo progetto, che è quello di riqualificazione dell'intera area. Lì abbiamo ottenuto 1,5 milioni di euro da un PON del Ministero dell'Interno, un PON legalità, con la quale costruiremo una casa delle culture, quindi l'intera area verrà completamente riqualificata, il capannone sia al piano terra che al primo piano saranno completamente rivisti, in maniera tale poi da poter avere una casa che abbia un numero di ospiti limitato ma sicuramente gestito, cosa che attualmente non è assolutamente possibile in questa fase, ma anche con una serie di servizi. In questo momento una soluzione interlocutoria non si può individuare per limitare questa situazione? Ma la soluzione interlocutoria è innanzitutto una gestione che verrà presa in carico da chi ha vinto il bando, il primo e il Supreme. Secondo, sapendo che è anche estremamente difficile, perché ovviamente uno sgombero dell'aria significa, le persone non evaporano, hanno sì lì una situazione non decorosa, ma altrettanto indecorosa e soprattutto anche più pericolosa dal punto di vista dell'ordine pubblico sarebbe porre in libertà, tra virgolette, no, fuori da questa situazione persone che sono lì. La Procura di Brindisi ha chiesto l'archiviazione di un'inchiesta a carico del sindaco Riccardo Rossi, accusato di minaccia pubblico ufficiale. La richiesta di archiviazione riguarda anche l'intera giunta, accusata solo di diffamazione a mezzo stampa. Vi parliamo adesso della zona PIP di Franca Villafontana. Ora è ufficiale davvero, con l'approvazione definitiva della variante al piano di fabbricazione della zona PIP di Francavilla Fontana, così come richiesto dall'amministrazione comunale, la Regione Puglia setta nuovi parametri edilizi per la vasta area industriale della città degli Imperiali. Qualcosa, più di qualcosa cambierà, pur con qualche paletto. Ieri abbiamo preso visione della delibera di giunta regionale in versione integrale e dobbiamo dire che la delibera dà ragione all'impostazione che noi abbiamo seguito fin dal primo momento. Ha un giudizio assolutamente positivo sia sul contenuto della variante che della valutazione ambientale strategica, e quindi spiana la strada per l'operatività della variante. Gli unici due appunti che sono stati fatti dalla Regione, ma che ci stanno, è che non sarà possibile aprire attività considerate di vicinato, quindi la piccola attività commerciale all'interno della zona PIP, e ci sta, e non sarà possibile aprire attività turistico-ricettive che non siano direttamente collegate alle attività insediate. Quindi l'albergo to cur no, la foresteria probabilmente sì. Che è un successo, nel senso che saranno ammesse le attività di servizi, peraltro senza aver posto limiti sulla categoria merceologica di servizio. Un ospite speciale per la seconda edizione del Barocco Festival.
Prima tappa a Brindisi per la 24esima edizione del Barocco Festival Leonardo Leo, con l'opera di Idone ed Enea, il capolavoro del teatro musicale barocco dell'inglese Henry Purcell, un appuntamento speciale che ha visto la partecipazione di Vittorio Sgarbi, introdotto da Massimo Guastella, che ha curato il prologo degli atti dell'opera, tratta dall'Eneide di Virgilio, tra passato, presente e futuro. A completare lo spettacolo la musica dell'orchestra barocca La Confraternita dei Musici, diretta al cembalo dal maestro Cosimo Prontera, e con la partecipazione del corpo di ballo dell'Accademia delle Danze. L'opera di Purcell, il suo capolavoro, e che sia poi cantata in inglese, è un segnale interessante, ma certamente è l'opera con un libretto di grande limpidezza, di grande sintesi, di grande editore. Le arti dialogano e quindi certo Virgilio è una cosa, e il Tate, che ha scritto il testo di questa bella, un bel testo, un bel libretto, è una persona diversa. Non direi però che sia un libretto particolarmente barocco, è un libretto anche molto sobrio. Questa è la nostra maniera per onorare la figura di Dante. Mi direte, ma che collegamento ci può essere? Sapete benissimo, Virgilio è stato, come dire, simpaticamente il tom tom di Dante nell'inferno e nel purgatorio. Virgilio scrive l'Eneide, librettista Tate, l'inglese, scrive, rifacendosi all'Eneide, l'opera di Idone ed Enea di Henry Purcell. Quindi il cerchio si è chiuso. Le notizie flash che arrivano dal territorio brindisino. Solo un atto dovuto in vista degli accertamenti, ma intanto sono stati iscritti nel registro due addetti al servizio di salvamento indagati per il decesso del 74enne Vittorio Patella, il medico barese che la scorsa settimana morì a causa di un probabile malore nelle acque a ridosso del villaggio di Rosa Marina sulla litoranea ostunese. La figlia del professionista, noto ortopedico, si è rivolta all'avvocato del foro di Brindisi Michele Fino, il titolare dell'inchiesta del PM Gualberto Bucarella, che ha disposto l'autopsia sul corpo dello sfortunato 74enne. Oncologia all'ospedale Camberlingo, i consiglieri regionali della Lega Salvini interrogano l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco e il governatore Emiliano sulla riorganizzazione del Day Hospital. I consiglieri chiedono di sapere quale sia la reale situazione del reparto e del perché sia stato incomprensibilmente bloccato il concorso che avrebbe dovuto già assicurare la direzione dell'ancora costituenda unità operativa complessa di oncologia. Sarà il maestro di Cellino San Marco, Albano Carrisi, già ambasciatore della Puglia nel mondo, il narratore della Notte della Taranta 2021 in programma a Melpignano. Albano, nelle vesti di narratore, condurrà la serata nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani il 28 agosto. Il cartellone dell'estate francavillese guadagna un nuovo appuntamento, peraltro con ingresso gratuito. Sergio Caputo e Francesco Baccini si esibiranno il prossimo 6 settembre alle 21 in piazza Giovanni XXIII. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale fornirà tutte le informazioni utili per poter assistere alle evento che, assicura il sindaco Antonello De Nunzio, si terrà nel rispetto delle norme in vigore in questo momento. E vi parliamo ora di radioamatori. Il 59 da Italia 0032, Faro Capo Torre Canne. Questo è strano. Una stazione radio in onde corte operante in fonia e radiotelefonia nel piazzale sottostante il Faro di Torre Canne, promossa dall'Associazione Radio Amatori Italiani, sezione di Brindisi, per celebrare il weekend del patrimonio del Faro. A scopo dimostrativo è stata realizzata anche un'antenna con una canna da pesca perfettamente funzionante. Lo scopo dell'attività, oltre a promuovere e far conoscere il Faro di Torre Canne e la sua storia, è stato anche quello di far conoscere il mondo dei radioamatori al pubblico presente. Associazione Radio Amatori Italiani, sezione di Brindisi, ha raccolto l'invito del Museo della Marineria del Faro di Torre Canne e quindi abbiamo allestito nella giornata di sabato una stazione radio ai piedi del faro, una stazione radio operante sulle onde corte per collegare le altre stazioni di radioamatori di tutto il mondo e anche altri che operavano dei fari. Questo weekend è stato il weekend dei fari, quindi in tutto il mondo erano attive varie stazioni di radioamatori da fari marini e fluviali. C'è stata anche tanta affluenza di pubblico, abbiamo realizzato una settantina di collegamenti sia in fonia e anche in radiotelegrafia. È un'esperienza che ripeteremo sicuramente in seguito. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo
tra pochissimo con Antenna Sud News Lecce.